Gentili telespettatori, buonasera, ben ritrovati. Oggi parleremo di territorio, di un territorio ricco e fortunato, così lo definisce il suo sindaco, che è ospite qui con noi, Cesare Mason. Buonasera sindaco. Buonasera Ida. Sindaco di Piombino Dese. Di Piombino Dese, sì. Perché questo territorio è così fortunato, sindaco? Beh, è fortunato perché, diciamo, vive di attività produttive ben avviate, di una professionalità seria all'avanguardia sotto diversi punti di vista, ed è fortunato perché è anche all'incrocio di alcune arterie molto importanti, per cui è un territorio che può offrire veramente, veramente tanto. C'è un incrocio, è un'ex ferrovia Ostiglia, la ciclabile che porta a Treviso fino a Mantova. Che sono molto importanti le ciclopedonali al giorno d'oggi, specialmente perché il turista non può più muoversi dove vuole come prima a causa della pandemia. Quindi tutte queste piste ciclabili sono rivalutate al massimo dalle famiglie e dagli sportivi. Sono sempre più valutati perché sono dei corridoi verdi. Diciamo che all'estero sono molto più avanti in questo, tanto è vero che comunque francesi e tedeschi cominciano già a transitare in questo percorso. Poi la fruibilità di questo percorso arriva di fronte alla Villa del Palladio, sito UNESCO che abbiamo lì in centro al paese. Un po' più avanti arriva Villa Marcello, una villa del Settecento con tutti gli arredi completi del tempo, una delle migliori location che attualmente ci sono a Nord Italia per la celebrazione di eventi e di matrimoni. Poi oltre a questa arteria che taglia esattamente il nostro territorio, abbiamo la statale che da Venezia porta a Bassano, abbiamo una ferrovia che ogni mezz'ora ci porta un treno o per Venezia. E proprio qui volevo fermarmi, abbiamo una ferrovia, un tratto ferroviario importante dove può portare veramente, si può dire, il turista direttamente a destinazione, perché si ferma sia a Piombino, però può fermarsi anche nei paesi limitrofi, che sono comunque paesi interessanti. Sì, esatto, esatto. Anche perché comunque è una ferrovia che va da Bassano a Venezia. A Venezia, esattamente. Bassano-Venezia sono due località molto gettonate, esatto, naturalmente. Il nuovo sistema metropolitano di superficie ha fatto sì che ogni mezz'ora ci sia l'opportunità per partire per Venezia o per Bassano, per cui un'opera, un investimento fatto dalla regione a suo tempo e dalle ferrovie, che è stato un investimento molto molto utile per il territorio. Altra opportunità che abbiamo scendendo da un treno, oltre che salire su un'Ostiglia in bicicletta, potremo addirittura incamminarci sulla tutta pista ciclabile ormai fino a nord di Torreselle, nel pieno del Parco del Sile, dove nasce il fiume Sile, che attualmente è il fiume più lungo d'Europa che nasce in pianura. Vogliamo parlare proprio di questo aspetto naturalistico che c'è a Piombino. Questo parco, che riguarda tutta la zona nord del nostro territorio comunale, per chilometri si snoda affiancando il corso del fiume, ed è impressionante vedere la quantità d'acqua che nel giro di un chilometro si unisce al corso principale, perché proprio ci sono ancora delle polle d'acqua risorgiva importantissime, ci sono una vegetazione molto, molto fitta, ricca di boschi, ricca di osservatori che sono stati fatti dall'ente Parco Sile, per cui è un ambiente molto molto interessante per chi vuole venirci a trovare. Certo, difatti voi siete anche confinanti con Trebaseleghe, paesi terre d'acqua queste. Anche con, non solo con risorgive, ma anche con molti mulini. Molti mulini, esatto. Il nostro territorio è attraversato da ben cinque fiumi, e ovviamente la media era quella di ogni metro e mezzo di dislivello c'era un mulino, per cui avremmo, presumo, una decina, adesso non li ho contati precisamente, ma una decina di mulini, e qualcuno di questi è stato restaurato e dato al turismo. E proprio questo le volevo chiedere, c'è qualche mulino restaurato? Hanno ancora quelle vecchie ruote di una volta che girano? Ce n'è qualcuno in originale, si può dire così? In originale no, perché economicamente qualche mulino invece è stato fatto un tipo di impianto a coclea per sfruttare il salto dell'acqua per produrre energia, questo sì. Abbiamo parlato di un territorio ricco e fortunato. Ricco perché? Come dicevo poc'anzi, abbiamo delle imprese nel territorio che sono all'avanguardia, non vorrei dire
Posso esagerare tranquillamente a livello mondiale. È proprio così. Sì. A Piombino ci sono delle imprese, delle aziende a livello mondiale, all'avanguardia. Cosa fanno? Sono saltate alla ribalta perché erano tecnologicamente preparate a fornire quel che ci serve, che ci è servito in questi due anni, quindi alla pandemia. Abbiamo il più grosso produttore mondiale di fialette per vaccini, della lavorazione quindi delle fialette in vetro e di altri sistemi farmaceutici e medici praticamente, che nel solo sito di Piombino Dese ha più di 2.000 dipendenti. E quindi, Sindaco, abbiamo parlato di un indotto comunque economico importante, dato che in queste aziende lavorano ben 2.000 persone. Però lei mi diceva, Ida, noi abbiamo tutto, ma ci manca una cosa. Sembra quasi banale, sembra assurdo nell'Alta Padovana una cosa del genere, ma è così. Ci manca l'accoglienza, ci manca la ristorazione per queste 2.000 persone. E noi vogliamo fare anche un annuncio, vero Sindaco, ai nostri telespettatori. A Piombino Dese di cosa c'è bisogno? Di tutto quello che può servire a chi visita il nostro territorio, ma soprattutto a fornire servizi per questi 2.000 dipendenti che quotidianamente sono impiegati in questa azienda. Quindi a partire dalla ristorazione, in primis. All'alloggio, perché azienda come questa, che ha più di 30 siti produttivi in tutto il mondo, un gruppo con 4.500 dipendenti in totale, producono corsi di formazione quotidianamente e quotidianamente in piazza Piombino voi vedrete gente dalla Scandinavia, gente dal Messico, gente dalla Cina che lavora presso la nostra presso la sede principale di Piombino Dese per imparare il lavoro, per essere formati. Quindi siamo pieni di stranieri che sono lì per lavoro e cercano anche l'alloggio. Attualmente l'azienda occupa un sacco di appartamenti e di alloggi sul territorio, però mancherebbe una struttura alberghiera perché i fatti sono due. Quello lavorativo dato da questo gruppo, il gruppo Stevanato, e quello turistico dato dalla ferrovia che ogni mezz'ora potrebbe portare un qualsiasi turista che si ferma a Piombino, a Venezia o a Bassano. Quindi, ricapitolando, abbiamo bisogno di un alloggio, soprattutto abbastanza importante anche, sia per queste realtà economiche che per i turisti. Io la possibilità economica sicuramente potrei ampliare l'offerta sul territorio, perché sicuramente sarebbe un buon investimento, dalla ristorazione all'alloggio. E passiamo alla ristorazione. Allora, abbiamo parlato dell'alloggio, ci serve l'alloggio, ma ci serve anche la ristorazione, perché a lei è venuta anche qualche idea, cioè non necessariamente ci serve la grande ristorazione. Si dice che col secco si buona anche la tempesta, vero? Esatto. Quindi dice, noi ci accontenteremo anche dei truck food o comunque... Sì, guardi, allora per chi sa vedere è un'opportunità quella che ho presentato in questo momento, per chi sa capire quello che abbiamo detto. Certo, ma noi abbiamo bisogno di queste opportunità. Ecco, noi guardi, il territorio nostro le offre queste opportunità, c'è poco da fare. E, ripeto, se potessi scommettere o se avessi un franco, come si dice, da investire in quel settore, io a Piombino Dese lo investirei ma ad occhi chiusi. Diciamo che chi ha un'attività, allora vogliamo fare già l'annuncio, chi ha un'attività anche di track food, anche tutti i giorni a Piombino, c'è questa necessità e questa opportunità. Ma guardi che esatto, potrebbero averne a male probabilmente quelli che ci sono già sul territorio, però c'è talmente tanta offerta, talmente tanta che non sarebbe un problema se ci fosse qualcuno in più che offre qualche servizio. Ce lo chiedono anche tra l'altro, ripeto, un 2.000 dipendenti è un impatto sul territorio, vorrei dire anche devastante a volte, è molto difficile seguire le esigenze e tutto quello che comporta i cambi di turno dove 600 dipendenti entrano e 600 ne escono, per dire, ecco, sono dei momenti, chiamiamoli interessanti per il territorio. Sindaco, parliamo di cose belle, parliamo del Natale che si sta avvicinando a Piombino Dese, avete fatto una cosa veramente simpatica con i vostri giovani e con gli alberi di Natale. Sì, esatto, abbiamo, come le avevo anticipato prima di entrare in onda, domenica pomeriggio abbiamo acceso in contemporanea gli alberi di Natale su tutte le nostre piazze praticamente, e l'abbiamo fatto in una forma molto moderna, chiamiamola così. E quindi? Ci siamo collegati
con tutti, con tanti, non tutti, ma nostri concittadini disseminati nel mondo. C'erano collegati con un maxischermo, c'erano collegati dall'Australia, da New York, da San Francisco, dal Canada, dal Brasile, dal Portogallo, tutti amici, conoscenti, ed è stato veramente, veramente bello ed emozionante, vorrei dire, per loro che erano dall'altra parte del mondo. Da chi è nata questa idea e come è nata? Beh, dal mio assessore, la Coretta Bergamin. Ecco, e anche qui voglio spendere una parola. Certo. Io sono un sindaco e sono un sindaco felice per un motivo. Io ho degli assessori che le definisco sempre delle macchine da guerra. Sono professionali, ci dedicano un sacco di tempo e la differenza con le altre amministrazioni io la vedo proprio, perché a me non resta altro che fare programmazione, controllo, e loro fanno il lavoro. Quindi per capacità, per competenza, per passione lo fanno benissimo e sono veramente orgoglioso di loro. Certo, ma per competenza e per passione lo fa anche lei il suo lavoro. Tra l'altro lo fa da ben 25 anni. Una grande esperienza. Ma d'altronde sa che è l'esperienza che fa la persona. Sì. Certo, ci vuole anche lo studio, si può dire, ma è l'esperienza che poi forma la persona. No, e lei con 25 anni di lavoro politico alle spalle, io credo sia un buon esempio per loro. Si dice sempre che la mela non cade mai distante dall'albero. È vero. Quindi sì, se i suoi dipendenti, i suoi tra virgolette dipendenti sono i frutti, io credo che c'è un buon albero alle spalle. Abbiamo costruito una bellissima squadra, veramente. Ed è bello sentire parlare così, parlare di squadra. Sì, assolutamente, non mi trometto mai nel bel mezzo del lavoro, assolutamente, dei miei assessori. Loro hanno dei compiti, loro li devono portare a termine, eventualmente a fine si corregge il tiro, si collabora insieme, ma c'è sempre questo dialogo, ma soprattutto rispetto per i ruoli. Certo. Nessuno si deve intromettere in quello degli altri. Io so che avete tanti bei progetti in piedi per Piombino Dese, e lo so bene perché noi dobbiamo venire a registrare le nostre puntate di itinerari turistici e far vedere le bellezze del territorio ai nostri telespettatori da casa, che ogni settimana puntualissimi aspettano tutte le novità del territorio, perché ci sono veramente tante cose belle da scoprire che non conosciamo. So che i progetti sono importanti per il 2022, vero? Sì. I telespettatori ci potranno seguire, potranno visitare, vi faremo da guida nelle trasmissioni che decideremo di registrare. E sarà comodo per voi sapere scendere con la stessa bicicletta, perché ci sono i treni che trasportano le biciclette, scenderete in bicicletta dal treno e lì saprete già dove partire, cosa andare a vedere, cosa andare a visitare del nostro meraviglioso territorio. Sperando di trovare naturalmente i track food che ci fanno un ottimo panino, vero? Ma quelli sindaco? Ci sono sempre, sa, quali tutti i nostri baretti, tutti i nostri bar sono comunque attrezzati per dei buonissimi piatti caldi. Allora prepari le biciclette, che io e lei ci faremo veramente un bel giro in bicicletta e ci fermeremo in tutti i vari siti. Le garantisco che ci fermeremo in mezzo alle paludi, in mezzo alle sorgenti, troveremo dei. Ci sono un paio di ristorantini che veramente meritano la pena di essere visitati, anche perché si mangia benissimo, ma soprattutto in mezzo, non le dico a cosa, sarà bello. Va bene, sindaco, io la ringrazio di essere stato con noi. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri di Natale al suo paese. Certo. E nel frattempo io la saluto e la rinvito naturalmente qui nel prossimo salottino. Molto volentieri. Ci facciamo una chiacchierata e ci aggiorniamo per il 2022. Sempre facciamo molto, gli auguri al sempre nostro pubblico. Molto volentieri. Auguro a tutti i miei cittadini un felice Natale, un sereno Natale. Vi ricordo purtroppo di usare ancora la mascherina, dobbiamo ancora stare attenti perché non ne siamo ancora usciti. Spero che la strada sia breve per uscirne da questa benedetta pandemia. E vi aspetto domenica 12 alle 6 del pomeriggio. Abbiamo organizzato il concerto della federazione, con balletti, con musiche, cantanti, eccetera. Sarà una serata meravigliosa alle 18 di sera in sala Tommaso Moro. E
tutti gli utili di questa serata serviranno per l'acquisto di un nuovo pulmino per l'ANFAS, il centro Betulla che abbiamo lì in località di Torreselle, ha bisogno di un nuovo mezzo. Si tratta di un centro per disabili gravissimi e con la pandemia ci siamo dovuti attrezzare per acquistare un altro mezzo praticamente. Quindi io vi invito domenica prossima a 12 e poi ci sentiremo ancora per il Natale per un augurio. Grazie a tutti. Grazie Sindaco, grazie anche a voi gentili telespettatori di seguirci sempre molto numerosi. Alla prossima puntata, buona serata. Grazie Sindaco.